Grande festa ieri alla caserma dei Vigili del Fuoco di Arco per la celebrazione del patrono San Floriano. Durante la giornata, in cui i volontari hanno aperto alla cittadinanza le porte della caserma, è stato celebrato anche l'ingresso nel corpo di altri 12 pompieri, 5 nuovi e 7 che, diventando maggiorenni, lasciano il vivaio per passare tra i volontari effettivi. La festa è iniziata al mattino con la Santa Messa nella chiesa di Bolognano, seguita dalla processione per le vie del paese con la benedizione, da parte del parroco di Oltresarca, Don Franco Torresani, della statua dedicata a San Floriano posta all'interno della caserma. I festeggiamenti sono proseguiti dopo il pranzo preparato dai Nuvola con le visite guidate alla caserma, le dimostrazioni e le esibizioni. Particolarmente apprezzate le iniziative dedicate ai bambini, con i più grandi impegnati nello spegnimento di alcuni fuochi controllati, mentre per i più piccoli è stato allestito un apposito spazio giochi improntato a provare l'emozione di vestire per un giorno i panni del pompiere. Preghiera del Vigile del Fuoco. Vigili, attenti! O Dio che illumini i cieli e colmi gli abissi, fa che nei nostri cuori arda la fiamma del dovere e della generosità. E quando la sirena urla per le nostre contrade, ascolta il palpito dei nostri cuori, o Signore. Di fronte ai roghi e al furore delle acque, fa che il nostro intervento sia di conforto e di aiuto ai fratelli colpiti. Fa che il nostro agire sia un continuo dono cordiale ed umile, capace di rafforzare in noi e in tutti gli uomini sentimenti ed azioni di sincera fratellanza. Consci dei rischi che corriamo, noi ci rivolgiamo a Te, o Signore, implorando che la Tua mano generosa ci sorregga ovunque. E voi, gloriosi martiri San Floriano e Santa Barbara, intercedete presso Dio Onnipotente, protezione e salvezza per tutti gli uomini in servizio. Il Dio accolga nel Suo regno quanti sono caduti nell'adempimento del loro dovere.